Una folla di profughi terrorizzati fugge alla volta di Kiev. Abbiamo camminato tanto, passando tra carri armati e soldati stranieri. Ho avuto molta paura. Intanto, i difensori ucraini hanno fatto crollare il ponte per fermare le colonne corazzate russe. Che Dio ti benedica. Ora, famiglie con bambini, feriti, anziani e infermi cercano di attraversare le rovine del ponte. Poi, i russi iniziano a bombardare la zona. Cazzo! 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 Stiamo lasciando Kiev in direzione nord-ovest. Davanti a noi ci sono le città attaccate dai russi fin dai primi giorni dell'invasione. Hostomel, Bucha e Irpin vengono bombardate pesantemente ogni giorno. Sulla strada per Irpin ci troviamo accodati a una lunga fila di autobus. Scusa, Anna, che tipo di autobus sono quelli che stiamo seguendo? Non lo so con certezza, ma probabilmente servono per evacuare gli abitanti della città di Irpin. L'accesso al centro di Irpin non è più consentito, perciò gli autobus si fermano a Romanovce, in periferia. Se perdete l'autobus, non vi preoccupate! Presto ne arriverà un altro! Vieni, presto! Abbiamo organizzato tutto quanto, state tranquilli! Voi siete una famiglia? Tra i civili incontriamo anche un'unità militare in ritirata dal fronte. I russi sono già laggiù, arrivati lì. Laggiù. Sono tantissimi e stanno inviando Andate molti equipaggiamenti militari. Sì, per ora parte. La nostra artiglieria non può attaccarli, colpirebbero gli edifici civili. I cittadini non hanno dove ripararsi, sono tutti seduti in un hangar. In qualunque momento potrebbe arrivare un missile e ucciderli tutti. Ci sono solo donne lì. Quante ce n'erano? Sono in 20, mi pare. 20 donne in trappola. Andiamo. Abbiamo due auto bianche. Ci siamo tutti? Coraggio! Irpin non resisterà a lungo. Vi prego, fermate gli attacchi aerei. La gente muore. Andiamo! Ho visto persone litigare e azzuffarsi per un pezzo di pane. Sì, è per vero. Il pane. Li ho visti perché anch'io. Lì non c'è più niente da mangiare. Ma... I russi hanno bloccato tutto, non permettono che arrivi il cibo. Maledetti. Ogni singolo veicolo che si avvicina a quell'area è in pericolo, perché viene preso di mira. Ci spostiamo verso la città. Dal centro si sentono provenire delle esplosioni. Incrociamo i cittadini in fuga. Per la maggior parte sono donne con bambini, anziani e infermi.